Ciao e benvenuto a Condo Podcast, la voce del condominio. Quest'oggi riprendiamo un tema che avevamo affrontato nella puntata 4 e nella puntata 33 del Condo Podcast, che puoi trovare su Spotify, su Apple Podcast e su tutti i principali podcast del mondo. Di cosa parliamo? Parliamo dei debiti padre. E quindi ci andiamo a mettere in un contesto in cui andiamo a inserire un movimento pagato verso fornitore. Che poi sostanzialmente un movimento non pagato verso fornitore tale per cui rimane un debito. Andiamo a capire cos'è un movimento non pagato. Un movimento non pagato è un movimento inserito nell'esercizio tale per cui non vi è la data contabile. Vi è chiaramente la data del movimento, ma non vi è la data contabile. Questo movimento potrebbe essere o associato o non associato a un fornitore. Il consiglio è sempre associare un movimento a un fornitore, perché se lo associ nel patrimoniale, nella situazione dei debiti, troverai debiti verso tale fornitore, non so, la ditta che lavora in quell'abitazione. Oddio, è un po' scassata, direi di no. Se invece non vai ad associare questo movimento ad un fornitore, nella situazione patrimoniale ti esce debiti verso terzi. Ora, è vero che terzi è il caffè che ti consiglio a Bologna, il miglior caffè che esiste lì, però non è chiaramente un fornitore, debiti verso terzi. Potrebbe essere una leggera mancata trasparenza verso i condomini che si trovano sostanzialmente nel bilancio questo debito senza sapere sostanzialmente a chi il condominio deve questo denaro. Quindi, tra l'altro, inserire il fornitore in un movimento è molto semplice, tu crei il movimento anche se il fornitore non l'avevi mai creato, ci sono tre lineette a fianco alla descrizione del fornitore e lo vai a creare. Tra l'altro, se il movimento è con IVA, passami il termine, questa è una semplificazione, ti arriva in automatico la fattura elettronica perché con condomani hai la fatturazione elettronica compresa in tutte le licenze 365 e quindi il fornitore in automatico te lo trovi già caricato e questo problema sostanzialmente non si pone. Se non ricevi le fatture elettroniche su condomani, male. Beh, andiamo avanti col podcast lo stesso, non è un problema. Comunque, hai questo movimento non pagato. Immaginiamo che sia un movimento nel 2019, quando vai a creare l'esercizio 2020, in automatico viene sostanzialmente creato questo movimento nel 2020 e viene spuntato da condomani in automatico il flag debito esercizio precedente e in automatico trovi come debito padre, nella sezione debito padre, l'ID del movimento precedente. Immaginiamo che fosse l'ID numero 20, mentre stai creando, o anzi in automatico condomani ti crea l'ID 4, quindi ID 4 del 2020 riferisce a come debito padre al movimento ID 20 dell'ordinario 19, tutto quanto sostanzialmente in automatico. Immaginiamo invece di aver creato l'esercizio 2019, aver creato l'esercizio 2020, ma poi, ad esempio, immaginiamo che finisce l'esercizio al 31 dicembre dell'anno, ma già a novembre creiamo l'esercizio 20 per qualche nostra necessità. Creiamo a fine dicembre, ci arriva la fattura elettronica di questo movimento non pagato, inserito nel 2019, non te lo trovi, attenzione, non te lo trovi nel 2020. Quindi sei tu che manualmente devi andare a creare questo movimento nell'esercizio 2020. Andandolo a creare dovrai spuntare il flag debito esercizio precedente e una volta che lo hai flaggato ti esce un elenco con i movimenti debito padre su cui lo puoi andare ad associare. Quindi stai creando ad esempio il movimento numero 4 e devi associare il movimento non 4 del 19 ma il 20 perché diciamo corrisponde. Nel 20, tra l'altro, i movimenti con il flag debito esercizio padre non sono altro che la somma di questi movimenti va a creare nella famosa formula A più B uguale C, una delle prime puntate del conto podcast, ma riprenderemo, va a creare la lettera B, cioè i debiti sostanzialmente verso fornitori. Tra l'altro qui, visto che ci siamo, visto che il luogo è carino, aggiungiamo anche un'informazione così rimaniamo ad ascoltare il fiume dietro. Se un bilancio non pareggia, non è corretto, ma se un bilancio non pareggia, quindi le attività sono diverse dalle passività, può essere che hai appunto un movimento nel 19 che è tale per cui lo hai creato, ma non hai corrispondenza nel 20. Come fai facilmente ad accorgerti se esistono movimenti di questo tipo? È sufficiente andare nel 20, crei un nuovo movimento di gestione, flaggi debito esercizio precedente, anche se non devi creare nessun movimento, è solo un test, lo flaggi debito esercizio precedente, e poi vedi la tendina. Se ti compare la tendina, tendenzialmente condomani ti sta dicendo «Ehi, caro condo amministratore, ti sei dimenticato di andare a ricreare questi movimenti nel 20». Perché per alcuni magari condomani te l'ha creati, ma come dicevamo prima, per altri devi farlo tu. E quindi ti esce l'elenco dei movimenti che devi andare a taggare. Questo è importante. Attenzione, i movimenti creati come debito esercizio precedente non generano un aumento di consuntivo nel 20, perché sono già consuntivati o nel 19 o negli esercizi precedenti, quando sono stati creati per la prima volta. Quindi sostanzialmente
il movimento con le flag debito padre fa sì che si riferisce a un movimento dell'esercizio precedente. Con fornitore te lo trovi anche sostanzialmente nel patrimoniale, e tra l'altro anche nelle puntate precedenti possiamo anche andare a vedere, l'abbiamo visto in una delle puntate precedenti, quali movimenti sono da pagare ai fornitori in tutti gli esercizi di tutti gli edifici o in uno specifico esercizio di uno specifico condominio. Dove siamo esattamente? Siamo nel Parco Nazionale della Sila, ai bordi di una strada statale. C'è questo piccolo paradiso, o almeno un luogo dove magari trascorrere un felice picnic, sicuramente con gran distanziamento sociale, non c'è sostanzialmente nessuno. La curiosità che ti volevo far vedere non ha nessun valore storico, ma quella casetta, quella lì in alto, è la casetta di un vaccaro, che precisamente puoi cercare su internet quando trovi. Puoi cercare Brigante Sila, la casetta dell'ultimo brigante della Sila, si chiama Ottavio, un personaggio molto, molto simpatico. Ero venuto qui a trovarlo, però effettivamente forse con il Covid quest'anno non ha fatto la transumanza e quindi è rimasto con le vacche, è rimasto diciamo in zona di mare. Altrimenti vive lì isolato con le sue vacche, e su internet appunto gira questo video molto, molto famoso in cui si parla appunto dell'ultimo vaccaro dell'ultimo brigante della Sila che vive nella natura. Questo è un fiume, si vede che è un fiume, e questa invece è la zona dove siamo. Bene. Come parola chiave utilizziamo fiume, seguito da un voto da 1 a 5 per farci capire quanto ti è piaciuta questa puntata. Con il Condo Podcast è tutto, un caro saluto dall'ingegnere Antonio Bevacqua e a Condo presto.